La paura è ancora tanta nei dintorni della Ramblas, cuore pulsante di Barcellona mai stata così triste e offesa. Sono passate solo alcune ore da quando il furgone ha travolto la folla. Chi si è salvato tenta di rientrare a casa o in albergo. Abitanti e turisti sotto shock vengono aiutati e soccorsi da chi è rimasto più lucido, come questo ragazzo che ha offerto passaggi gratuiti a chiunque ne avesse bisogno per raggiungere l'hotel o casa. Erano tutti terrorizzati, non sapevano cosa era successo esattamente, mentre la gente continuava a urlare. Ho preso a bordo alcuni turisti svedesi, avevano una figlia qui vicino, era stata ferita la gamba. Un apparato di un chiosco le dio nella pierna e... Erano sconvolti, mi piange il cuore solo a pensarci. La polizia ha allentato la chiusura del centro di Barcellona attorno alla Rambla e ha autorizzato i turisti che alloggiano negli alberghi della zona a rientrare. Molti visitatori, riuniti in gruppo, sono accompagnati fino agli alberghi da agenti. Molti alberghi offrono stanze gratuite a chi ne ha bisogno. L'attentato ha provocato una ola di solidarietà. L'attacco ha prodotto un'enorme ondata di solidarietà. Barcellona unita ha accolto e assistito chiunque sia stato coinvolto in un modo o nell'altro nel brutale attacco. Visto afectados por esta acción terrorista. Paco Fuentes, Euronews, Barcelona.